Siamo allora, torna per questa nuova edizione l'hashtag Nuovo May 2015, una grande festa della musica a Faenza, sabato 3 e domenica 4 ottobre, con una notte bianca che, come è noto, coinvolgerà decine e decine di locali, di vie, di spazi, di club dal vivo per una notte della musica indimenticabile. Si suonerà in Piazza del Popolo con Roy Pace, Eugenio Bennato, Ciccio Merolla, Dell'Era, Lo Stato Sociale, Gammon, Nello Daniele e tantissimi altri, al Teatro Masini, dove si farà l'omaggio ai grandi cantautori di un tempo con Bobo Rondelli, Gio Della Cruz e tanti altri. Si suonerà nella Piazza del Duomo con l'area folk e con l'associazione Luca Bassanese e tanti altri. Si suonerà in tanti altri 30-40 spazi della città per viverla fino in fondo, piena di musica. E poi la domenica 4 si conclude alla grande con Ruggeri Timidi, No Braino, Bisca, The Black Movement e tantissimi altri nomi, oltre a Massimo Zamboni che fa un'anteprima del suo nuovo progetto con Frida Neri. Poi due anteprime, il 1 ottobre al Museo Malmerendi con Omar Pedrini, il 2 ottobre al Museo delle Ceramiche le migliori band romagnole con gli Scontati e poi un festival del cinema musicale che ci terrà compagnia al Cinema Sarti il 3 e 4 ottobre, ma soprattutto espositori, convegni, workshop, live, incontri e tanto altro nelle giornate di sabato e domenica. Due giornate dalle quali arriveranno giovani da tutta Italia che saranno una vera e propria Woodstock degli emergenti, con oltre 300 band che suonano dal vivo contemporaneamente, selezionate da oltre 100 contest provenienti da tutta Italia, insieme a tanti altri artisti noti o artisti che in qualche modo sono partiti dal MEI e sono diventati noti come Zibba, uno dei nostri ospiti d'onore, insieme ai grandi omaggi che facciamo ai cantautori italiani come quello a Lucio Dalla, Piero Ciampi, a Bruno Lauzi, a Sergio Endrigo, a Nino Ferrer, Herbert Pagani e Fred Buscaglione, perché quest'anno è la linea scelta dal MEI, omaggiare i grandi cantautori della scena italiana con i giovani artisti emergenti che fanno la musica del futuro, quella che noi abbiamo sempre sostenuto, che ci ha fatto crescere 20 anni fa con gli sconosciuti di allora e diventati noti oggi.